l'alluvione è come il terremoto, e quindi vedere queste scene, e siccome noi possiamo confidare nei politici perché sono sempre a parlare in televisione, che ne sanno della realtà della gente, allora voglio dirsi, per, non serve soltanto per i soldi che verranno raccolti, ma serve soprattutto per far capire alle persone di Roncaglia che non sono sole. E io poi, collaborando con la Nazionale Cantanti, so anche che, ad esempio, al di là dei soldi che vengono raccolti, è il fatto che per quei giorni si accendono i riflettori su associazioni, su problemi che normalmente vengono ignorati. Quindi è un dare fiducia per andare avanti, per tenere duro. Il fatto che abbiamo scelto i Nomadi e anche altri, per carità, per me è un onore, una grande soddisfazione poter dare una mano e poter far sì che la musica ancora una volta è presente quando c'è bisogno. Ma il repertorio è un po' la nostra storia, raccontata in 2 ore qualcosa di quasi 30 canzoni. Cerchiamo comunque di raccontarci per far sì che quando la gente uscirà alla fine del concerto abbia un'idea, per chi non conosce i Nomadi e per chi li conosce vada a casa felice e contenti, perché si sono divertiti, perché hanno ascoltato della musica che a loro è gradita tanto.